Maurizio Pantano, leader dei Etnopathos, riparte la stagione proprio da Tropea? Speriamo sia la volta buona, anche perché questa serata è stata una serata magnifica. La gente ha voglia di divertirsi, la gente ha voglia di ritornare a ballare, di stare in mezzo ad altra gente, ha voglia di uscire da casa, anche se la situazione purtroppo è ancora molto allarmante, ci sono tante persone purtroppo chiuse in casa da ordinanza di quarantena, però il Borgo dei Borghi forse ha una marcia in più e quindi è giusto che sia così, è giusto ripartire da questo posto meraviglioso e l'auspicio è quello appunto di prevedere una stagione estiva 2022 che sia diversa da quella che abbiamo appena trascorso. Che ruolo ha la musica popolare nella promozione del territorio e la musica degli Etnopathos per l'intera Costa degli Dei? Abbiamo sempre cercato di dare voce alla nostra storia e lo abbiamo fatto con due lavori discografici, uno uscito nel 2017 e uno uscito nel 2019. E cerchiamo di portare avanti quelle che erano le tradizioni di questo posto, soprattutto facendo rivivere alla gente antiche usanze piuttosto che antichi mestieri e facendo conoscere a tanta gente dei posti che sono magari conosciuti per altro. Ad esempio Tropea è conosciuta per tantissime cose, ma tanta gente non sa che a Ferragosto, in condizioni di normalità chiaramente, c'era una bellissima processione di Santa Maria dell'Isola in spiaggia con le barche e via dicendo. Quindi la marcia in più che ha la musica in questo caso è proprio legata al sapere che tramandavano i nostri antichi nonni, i nostri antenati, eccetera, in questo contesto che ha tantissimo da raccontare. L'esibizione di questa sera ha visto con gli Etnopathos due ospiti d'eccezione. Ci racconti le emozioni dello spettacolo? Sì, questa sera è tornata sul nostro palco Caterina Marino da Santa Caterina dello Ionio. Caterina c'era già stata con noi qui a settembre 2019 e tra l'altro ha inciso il nostro secondo disco, cioè ha inciso con noi. E poi l'ospite voluto fortemente dal comitato organizzatore è stato Gerry Rombolà, ex cantante del gruppo Officina Calabra, mio grandissimo amico di tutti noi, che attraverso i suoi brani, nonostante diciamo sia un periodo un po' particolare anche per lui, ha voluto far rivivere alla piazza un decennio di musica appunto che lui ha portato avanti ancor prima di noi, è stato uno dei promotori di questo territorio. Ecco. È stato veramente impressionante, emozionante, poi abbiamo avuto un calore spropositato, non si vedeva veramente da mesi una reazione del pubblico in questa maniera. Quindi credo di essere sulla strada giusta, io parlo a nome del gruppo ma lo dico anche diciamo come addetto ai lavori, quindi nel caso specifico anche per tutti coloro i quali svolgono questa attività, questa passione come la mia e quindi la nostra. Progetti per il futuro? Beh, su due piedi così è difficile fare grandi progetti perché comunque il periodo è quello che è. Abbiamo la forza di avere al nostro seguito un grande fonico che è Giuseppe Macrillò, che ci segue, ci dà diciamo tanti consigli, io lo ringrazio infinitamente durante tutti i nostri concerti. Siamo già al lavoro per registrare qualche nuovo brano. Non voglio anticipare nulla, nel senso che potrebbe essere il prologo per un terzo lavoro discografico, però ancora è molto presto, bisogna capire quale sia l'evoluzione diciamo di questa pandemia e quale sia soprattutto la previsione per la prossima stagione estiva, perché capite bene che fare un prodotto e tenerselo in cantina diventa, non dico controproducente, ma ha poco senso, ecco. E quindi stiamo cercando
di cercare la, di trovare la quadra giusta, quindi speriamo in una pronta ripresa per poter partire con dei brani nuovi subito, anche con l'aiuto del nostro fonico, eccetera.